Casa Pedrini, stasera preparerò un bel secondo, però dei filetti di gallinella al limone e pepe rosa. Vediamo ingredienti: filetti di gallinella, un limone spremuto, del burro, dell'olio, dei bucce di limone tagliate a listarelle, aglio e prezzemolo tritato e del pepe rosa schiacciato, vino bianco, farina. Allora, andiamo alla preparazione. Prima di tutto dobbiamo infarinare le nostre gallinelle, i nostri filetti di gallinella. Questo è un secondo rapido, buono, saporito, che sto preparando per la mia sorcetta che ritorno dal lavoro. E voilà, ecco qua. Ci rimane altro che andare a infornare. Allora andiamo alla padella. Mettiamo un goccio d'olio, un po' di burro. Antonella, potete qualcosa ci vorrei mettere? Mettiamo i nostri filetti di gallinella e la mettiamo dalla parte della pelle e la facciamo rosolare. Rosolare di sotto, non tanto la cottura perché è un po' diventa dura questa. Epa, eccola come cangia! Oh! Sentite che bellezza, senti il profumino pure, no? A questo punto ritogliamo un attimo, mettiamo da una parte. Mettiamo giù un goccio di vino. Limone, un cucchio di limone, un po' di pepe con l'aglio, un po' di pepe rosso. Poi ne rimettiamo giù. Ciao! Oh, è arrivata mia moglie, eh? Vedete? Eh? Mettiamo di sale, che basta, sempre basta, mamma mia, oh. Ma io guarda, io non so, salvatemi, guarda. E sono pronte e andiamo ad impiattare. Andiamo, allora, vediamo cosa possiamo fare. Allora, mettiamo una qui. Che profumo. Mettiamo un po' di insalatina. Thank you.
un po' di insalatina. E un cucchiaio, no? Si è asciugato. Ci mettiamo un pochettino di questo. Limone. Un po' di pepe rosa. E voilà. Ecco qua. I nostri fritti di gallinella al pepe rosso, rosa e limone. Sono pronti, solo da assaggiare. Andiamo all'assaggio. Mamma mia, è da parecchio non assaggiamo più, l'ha messo a dire da lui. Ma mi rispetta quando. Quanto è buono! Eccezionale, ragazzi! Eccezionale! La prossima.